Ciao e benvenuti a un nuovo video. Allora, come ogni mese apriamo insieme le Blessing Box francese e italiana. L'unica cosa che ho fatto è stato togliere i dati personali dalla scatola e basta, e scriverci, dato che non c'è più scritto niente, in una Francia e in una Italia. E iniziamo a aprirle e vediamo le differenze tra una e l'altra. Come sempre vi ricordo che qui sotto nell'info box c'è un codice con i vari codici per gli sconti, e partiamo da quella francese, che c'è uno sconto di 5 euro, no, credo che sia 10 euro francese sono 10 euro sullo shop, mentre quella italiana, che vedremo dopo, è 5 euro sulla prima box. Ma comunque partiamo dalla francese. Sono, adesso la apriamo intanto, quella giusta, sì, 16,90 euro al mese più la spedizione, andiamo a 20 euro di totale. La box è molto carina, fatta così, l'apriamo, ok, abbiamo i prodotti, tanti mini, che sono questi, ma adesso li guardiamo, con il solito foglietto con il codice QR, che adesso andiamo a scannerizzare sul telefono, così vediamo i prodotti. Quindi un secondo solo che scannerizzo, okay. Ed andiamo ad vedere che cosa contiene. Intanto ha un profumo, che profumo, partiamo da qua, Embryolisse maschera idratazione intensa gelée fresque alla ninfa bianca, idratazione intensa, ok, mi sembra un full size perché è un 50 ml, non è lei che profuma così. Questa è sigillata e la lasciamo così perché non è il periodo per maschere idratanti, però voglio vedere il prezzo assolutamente. Ed da quello che vedo, maschera 16 euro, ok, considerando 16,90, comunque 20 euro la box, già questa ci sta. Poi andiamo avanti in questo modo. Madara Organic Skin Care SPF 30 Plant System Cell Age Defining Sunscreen SPF 30 al Sky, ok, una protezione solare SPF 30. Andiamo a vedere, dentro è piccina, è un 10 ml, quindi mini size, che però per un weekend fuori può andare, una giornata fuori più che altro può andare bene. Quindi il prezzo sarà 7 euro, vediamola. Ma sunscreen SPF 3, non capisco se è colorata, vedete che è un po' colorata, sì, è leggermente colorata, infatti non capivo. Quindi fa da, non da BB cream, però da uniformante dell'incarnato, allo stesso tempo ha questa leggera colorazione che però poi non si vede. Comoda, questa è comoda, soprattutto quando non ci si trucca. Non dice shade se, per tutti i tipi di pelle, shade self adjusting color, quindi invisibile sulla pelle ed è adatta a tutti i tipi di pelle, si aggiusta, ok. Ci sta, questo è curioso di poterlo provare. Poi andiamo avanti ed restiamo con sempre sinistra destra, sinistra. Polar Stick Solare 50 UVA UVB. Questo mi piace. Very High Protection è sì, 50 più. Questo è un 4 grammi, immagino che sia è le full size, è 12 euro. Però neanche lui il profumo è questo, quindi c'è qualcosa che continua a profumare. Ci sono rimasti 3 prodotti, lo scopriremo. Valore della box già superato e per adesso siamo super in tema estivo. Andiamo avanti con questo Caudalie Resveratrol Lift, siero liftante sguardo occhi, gel crema occhi 5 ml, quindi un mini size anche questo, ok. Vediamo, Caudalie 7 euro. Parliamo dei mini size, eh? Vediamo la texture. Eccola qua. È in gel, ma è un gel abbastanza corposo. Ci piace come prodotto.
giusto? Ok. Sì, questo qua va bene per idratare bene i contornocchi, ma allo stesso tempo asciuga subito. Andiamo avanti. Questo è piccolino piccolino, le concentré ialuronic Huygens 5 ml, piccino piccino, ma che cos'è? Concentrato con acido ialuronico, 6 euro, piccolino piccolino, però per il viso questo ci può andare bene. È questo che profuma così. Ha un profumo di erbe molto interessante. Allo stesso tempo è un bel siero, una goccia posso fare tranquillamente tutto il viso. Quindi ok. Niente male, niente niente male questo. Ok, arriviamo con l'ultimo prodotto che è il Baija De Fatigue Relax Gel Piedi all'estratto di guaranà, vigne rossa e Petit Hoots, che non so cosa sia. Ok, 30 ml, eccolo qui. 30 ml, penso che sia un full size, vediamo. 15 euro. Quindi intanto andiamo a vedere il siero, che siero gel piedi defaticante, quindi dovrebbe essere effetto fresco, è proprio un gel. Ok. Sì, c'è il mentolo e anche tanto mentolo. Tanto mentolo dentro, però asciuga subito, quindi ci piace. Quindi facciamo un recapino di quella francese. Maschera per il viso. Ho questo in mano, quindi il gel per i piedi, l'SPF adatto a tutti i tipi di pelle. Poi abbiamo Caudalie per gli occhi, il stick solare del Polar ed il concentrato ialuronico, che comunque è leggero sulla pelle ma allo stesso tempo super potere idratante. Ha chiuso la porta ed ok, quindi 2, 4, 6 prodotti. Guardando il prezzo, senza mettermi qua la calcolatrice, siamo sui 68 euro, considerando che la box costa 20 euro, 16,90 più spedizione, direi che è un ottimo prezzo. Adesso noi la mettiamo qui e andiamo ad aprire quella italiana, perché sappiamo che la fa anche in Italia. Allora, vedo subito che è uguale, quindi mi ricordo che il mese scorso, aspettate che la prendo, questa è quella francese e questa è quella italiana, sono uguali, sì. Il mese scorso erano diversi i colori, quest'anno li hanno fatto uguali, speriamo che la box dentro non sia uguale, vediamo la loro politica perché non lo so. Allora, intanto codice sconto nell'info box che trovate ed è 5 euro sulla prima box, sugli abbonamenti semestrali o annuali, ed è la box costa 16,90 euro finita, quindi non c'è da aggiungere alla spedizione niente. Allora, qui abbiamo, apriamo, i prodotti sono questi, mi piace perché vedo qualcosa di uguale, qualcosa di diverso. Codice QR anche in questo, quindi andiamo a scaricare anche il QR di questa, ok, e mettiamo a posto i prodotti in modo che possiate vederli anche voi. Allora, vedo due cose uguali e altre diverse. Però col fatto che ha 5 prodotti invece l'altra ne ha 6. Partiamo con quelli uguali. Maschera idratante intensa è uguale a quella francese. Stessa cosa, uguale a quella francese, il Baija Defaticante Piedi, ma lo useremo tutta estate e quindi ci sta. La maschera abbiamo detto 16 euro ed è il Baija 15, quindi 16 e 15 è già superato. Andiamo alle cose che non sono, sono diverse. Allora, Rituals, e si vede che la Rituals proprio ce la devono mettere dentro sempre. Questo è Magic Touch Body Cream, crema per il corpo, Rice Milk e Cherry Blossom, quindi al latte di riso ed fiori di ciliegio. 70 ml, mi dispiace che devo essere messa in silenzioso, ma a quanto pare no, e però se devo leggere il codice QR ho bisogno del silenzioso anche. Ok, ed è 70 ml, 15,90 euro e ci piace, vediamo se ha una texture leggera,
perché per l'estate ci serve una texture un po' più leggera e che assorba velocemente. E sì, abbastanza leggera. È più... è proprio una crema, non è un fluido, però assorbe abbastanza velocemente e il profumo è quello classico della linea che ci piace un sacco. Poi abbiamo della Vella Fusion Shampoo Intense Repair 50 ml, uno shampoo riparatore intenso, ok, utile, perché questo è un 50 ml, quindi travel size da viaggio, utile, ed è anche bello piccino. Magari avrei preferito che ci fosse un balsamo o la maschera nell'altra box, ma comunque lo proviamo. Vella, il valore è di 3 euro, ok, però questo lo proviamo, che mi piace. Ultimo prodotto, e ho visto solo la confezione qua, ho detto ah, però Banana Beauty, conosco pochissimi prodotti, sono sempre molto felice di poterli provare. 8 ml, ma non capisco cos'è. Prime Me Baby One More Time. Capito qualcosa? Io no. Andiamo ad aprirlo. Prime Up. Ah, oh, forse ho capito. Charming Lip Primer. Primer labbra cremosa e proprietà nutrienti. Ok, 8 ml. Questo ci può piacere. Soprattutto quando andiamo ad applicare sopra le tinte labbra, perché va a seccarsi subito. Questo non l'ho capito bene, forse ce ne vuole un po' meno, non si stende, non riesco a farlo stendere, resta sempre un po' la pattina bianca, ma adesso vediamo se asciuga. Intanto 8 ml abbiamo detto, quindi è un full size ed 20 euro, quindi direi che adesso guardiamo i prodotti. Allora, abbiamo detto di diverso, abbiamo Rituals, lo shampoo, il primer Banana Beauty, la maschera che è uguale, vediamo di metterla dentro, ecco così, ed il gel per i piedi. Ok, e questi sono i 5 prodotti. E abbiamo così circa 70 euro, un pochino di più di quella francese, però siamo sempre lì. Però con 5 prodotti invece che 6, qui butta su perché c'è il banana che costa ed è un full size. Ok, allora a questo punto del video io continuo a non capire il primer per le labbra, perché adesso facendo così fa tutti i pallini, devo capirlo meglio, ma lo scopriremo. Fatemi sapere voi, secondo voi qual è la migliore tra i due, quella francese o quella italiana, e fatemi sapere se per caso ve ne incuriosisce una delle due, perché sapete che potete prenderne anche solo una, ed a fine mese ci sono anche gli sconti, oppure quelli dei mesi passati, ed se non volete fare l'abbonamento anche con solamente una. E niente, io stringo, chiudo, ed ci vediamo al prossimo mese con l'unboxing, pensando che però penso che siano unite luglio e agosto, ma vedremo strada facendo, perché non so ancora niente. Basta, io chiudo qui e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao.